Allora, questa sera volevo meditare su qualcosa di particolare. Io credo che già nello spirito abbiamo sentito qualcosa. Fratello Vincenzo proprio avvertiva questo aspetto del sostegno di Dio nella sensazione di solitudine, di abbandono, tante volte che possiamo vivere, soprattutto nelle difficoltà della nostra vita. E voi sapete che nella maturazione noi siamo chiamati ad essere sempre di più a immagine di Cristo. D'altronde, se Dio ci ha dato una vita che ha la forma di Cristo nello spirito, si aspetta che possa esprimere questa qualità che è proprio la vita di Cristo. Maturare, svilupparsi, il buon odore di Cristo, dice la Scrittura. Questo è quello che si aspetta Dio. Ecco perché ci ha dato questa vita con le caratteristiche di Cristo, quindi con tutte le risorse, con tutte quelle capacità che umanamente non potremmo mai avere. E vogliamo partire questa riflessione, con questa riflessione dal capitolo 27 di Matteo, un momento particolare per introdurre quello che è un aspetto importante su cui questa sera mediteremo un poco. È un momento più buio, è un momento, voi sapete, della crocifissione, è il momento dove Gesù si trova vicino a due ladroni in particolare, vi ricordate tutti questi due ladroni, i quali chiaramente esprimono un poco la dimensione dell'umanità, con la differenza che abbiamo sempre sottolineato che uno nel bene ci sta, cioè uno nel male ci sta bene e l'altro no. E in quel momento avviene qualcosa di particolare, leggiamo assieme. Così pure i capi sacerdoti con gli scribi e gli anziani, beffandosi, dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Se lui è il re di Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi ora, se lo gradisce, poiché ha detto: sono figlio di Dio. E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona, e verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? E sappiamo benissimo quello che si stava svolgendo in quel momento particolare. Gesù era venuto per una missione particolare, Gesù stava vivendo le sue ultime ore di vita, Gesù ancora una volta stava andando al centro del progetto di Dio. E lui, lì in quella frase estrema, come abbiamo sottolineato tante volte, esprime l'abbandono più grande dell'universo, la solitudine più grande dell'universo, che non è semplicemente quella di essere stati abbandonato dai suoi discepoli. Ricordate, fino all'ultimo tempo gli aveva chiesto di vegliare con lui, ma non erano stati in grado di farlo. Non era neanche quello di non essere stato compreso, anche se questa fu una delle sofferenze più profonde di Gesù, ma in quel momento lui stava sperimentando questa angoscia di separazione, questa angoscia tremenda della separazione dal Padre, dalla comunione col Padre. Quindi nessun appoggio umano dai discepoli, ma l'angoscia più forte era quella di vivere questa separazione profonda che doveva essere la mia e la tua. Infatti Gesù ha vissuto l'angoscia di separazione presente in ogni essere umano, diventando fallito al nostro posto, diventando peccato al nostro posto. La Scrittura è molto chiara in 2 Corinzi 5:21 quando dice che colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui, il mistero più grande dell'universo.
Nessun uomo può pagare, nessuna giustizia umana può meritare l'approvazione di Dio. Gesù diventa lui stesso fallimento, rileva questa impresa fallita che è la vita umana e lui stesso porta la conseguenza di questo fallimento fino al giudizio, fino all'inferno e poi resuscita, come tutti sapete. E quindi attraverso l'opera di Cristo il Padre può essere in continuo contatto con noi. E qui andiamo realmente a quello che lo Spirito Santo ci vuole dire questa sera. Sicuramente questa angoscia di separazione che tu ed io avremmo dovuto provare, al di là di tutte le sicurezze, al di là di tutte le immagini che ci siamo costruiti, al di là del fatto che forse fin da bambini abbiamo cercato di non vedere questa verità del peccato, del fallimento che c'è in noi, questa angoscia tremenda che ci avrebbe aspettato a capolinea, al capolinea della nostra vita, è un'angoscia che Gesù ha preso al nostro posto. E questa è una notizia bellissima, è una notizia che non finiremo mai di sottolineare, è una notizia importantissima, perché nella dimensione di eternità che c'è in te e in me, sarebbe stato tremendo scoprire di fallire il senso della vita, nel senso più ampio del termine, della vita eterna. E questo è l'amore di Dio profondo. Siamo stati liberati da questa angoscia di separazione, da questo senso di abbandono. Ma quello che vogliamo sottolineare questa sera non è tanto questo aspetto, che è un aspetto legale, è un aspetto che ci è stato dato, è un aspetto che forse non capiremo mai quanto è grande, perché tante volte noi viviamo in una dimensione troppo di logica umana e non riusciamo a vedere con gli occhi di Dio. Ma quello che questa sera lo Spirito Santo vuole farci comprendere è che Dio ti dice che Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà in un senso profondo del termine, non soltanto nel senso spirituale, non soltanto nel senso eterno, ma Dio, dice in Isaia 49,15, una donna può forse dimenticare il bimbo che allatta, smettere di avere pietà del frutto delle sue viscere, anche se le madri dimenticassero, io non dimenticherò, non mi dimenticherò di te. Questa è la buona notizia nei momenti di difficoltà, di sofferenza, di paura. Ma andiamo un po' al centro di questa notizia, perché abbiamo bisogno di comprenderlo profondamente. E così come anche Dio disse a Giosuè, vi ricordate, nessuno potrà resisterti. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, eccetera, eccetera. Quello che Dio ci vuole dire questa sera è che, uno, abbiamo detto, l'angoscia di separazione eterna non abbiamo più ragione di provarla. Due, nei momenti di difficoltà, nei momenti di prova, nei momenti di esame, nei momenti più difficili, Dio è con te. Può sembrare un'affermazione scontata, può sembrare un'affermazione in qualche modo tante volte espressa in maniera così ripetitiva, Dio è con me, ma poi sconfessata forse in momenti di difficoltà, in momenti dove non capiamo più quello che ci succede, in momenti dove andiamo, come Gesù in qualche modo andava, verso un calice che era difficile da prendere, momenti difficili dove realmente non comprendiamo quello che ci sta avvenendo. Non siamo soli negli esami più difficili. Seconda Timoteo 4,16 ci fa vedere qualcosa di particolare, che sarà il centro e la riflessione di quello che lo Spirito ci vuole dare questa sera. Siamo arrivati al verso centrale. Paolo scrive alla seconda lettera a Timoteo e dice: nella mia prima difesa nessuno, sottolineiamo, nessuno si è
trovato al mio fianco. Ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Verso 17. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte, affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani. Attenti. E sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Questo è il verso centrale della riflessione di questa sera. Paolo, un grande apostolo, Paolo, un messaggero prescelto per portare il messaggio ai gentili, cioè ai pagani, in qualche modo, nella sua maturità, nella sua crescita spirituale, vive qualche cosa che è stata simile a quella del suo maestro. Non arriva all'apice del successo, non arriva all'apice di chissà che cosa, ma proprio come il suo maestro, arrivato a un periodo della sua vita, stranamente si trova solo, si trova senza nessuno. Si trova senza appoggi, si trova in un certo senso in un tribunale dove nessuno lo difende, dove nessuno è lì per sostenerlo. Lui stesso aveva in qualche modo, sembra dalla scrittura, cercato i momenti difficili, ma non è così. Qualcuno forse pensa che Paolo era un masochista che si andava a cercare le situazioni più difficili, perché lui diceva che proprio nelle situazioni più difficili poi scopriva che la sua sicurezza non veniva dall'esterno, ma veniva da Dio. Quindi le circostanze difficili, le veglie, i digiuni, le difficoltà gli servivano a scoprire in una maniera ancora più grande l'appoggio di Dio. In questa sua prima difesa sembra solo, ma guardate che confessione che lui fa, che confessione di fede, vogliamo analizzarla un attimo assieme, perché potrebbe essere anche fraintesa questa confessione di fede. Guardate cosa dice, nell'abbandono, nella solitudine, nel momento in cui nessuno, cita prima che Dema, avendo amato il presente secolo, anche gli amici lo mollano, dice: il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte. La forza di Dio si è manifestata in una maniera sempre più forte nella vita di Paolo. E quello che è importante, Dio gli ha dato forza di annunziare ancora la buona novella, gli ha dato forza, gli ha dato coraggio, gli ha dato determinazione per andare avanti, pur in questa situazione di abbandono, dove avrebbe potuto cominciare a lamentarsi, a dire: ma perché tutto questo? E guardate come si esprime, dice: sono stato liberato dalle fauci del leone. Che significa? Cosa vuole dirci questa sera questa parola? Da quale leone, da quale fauci del leone era stato liberato Paolo? Dalle fauci dei leoni del circo? Da quali fauci era stato liberato Paolo? Da quali fauci Dio ti vuole liberare questa sera, quando ti trovi in una circostanza dove senti l'abbandono, dove senti la solitudine, dove senti la difficoltà, dove hai l'impressione che tutto venga contro di te, dove hai l'impressione che niente cooperi al tuo bene? Da quale fauci ti vuole liberare il Signore, come volle liberare Paolo in quel momento? È chiaro che queste fauci del leone sono le fauci del leone ruggente, che cerca di divorare, che cerca proprio in quella solitudine, in quel momento, in quella difficoltà, di sottolineare tutto quello
che non funziona, tutto quello che è precario intorno a te, tutto quello che non hai, tutto quello che ti manca. Siamo stati liberati dalle fauci del leone ruggente che ci vuole divorare gridando nella nostra solitudine. E il diavolo grida nella tua solitudine, nei momenti di abbandono, nei momenti in cui ti senti deluso dagli altri. E che cosa grida nella tua solitudine? Come stava gridando nella vita di Paolo? Come stava gridando fortemente? Cosa grida? Cosa grida? Grida proprio così, dice: tutti ti hanno abbandonato. Nessuno si prende cura di te, nessuno interessa quello che stai vivendo, a nessuno importa del dolore che hai dentro. Queste sono le urla fortissime del diavolo, nella sensazione di solitudine, di abbandono che nel nostro cammino abbiamo necessità di provare. Qualcuno non vorrebbe mai provarla, ma arriverà in questo momento e anche tu ascolterai queste voci profonde, queste voci tremende di qualcuno che ti vuole divorare, ti vuole fare vedere che nessuno è per te, che niente è a tuo favore. Il diavolo urlerà nella tua solitudine, ma soprattutto non urlerà semplicemente la inadempienza delle persone che ti circondano. Vedi, neanche tua moglie ti capisce, vedi, neanche tuo figlio, neanche tua madre, niente, sei solo, nessuno si prende cura di te, te la devi cavare da solo, ormai non c'è speranza. Ma quello che è più tremendo è che in questi momenti di solitudine, di abbandono, il diavolo urlerà pure qualcosa di più sottile, per cercare di assorbirti. E cos'è questa cosa più sottile? Dio ti ha abbandonato. Dio è insensibile al tuo dolore. Dio non si prende cura di te. Dio non gli interessa niente di quello che stai vivendo. Quante volte avete sentito queste voci nei momenti di solitudine? Quante volte avete sentito queste sottili, forti, profonde voci che sicuramente hanno generato ancora più dolore, ancora più solitudine, come a dire: sono solo, sono piccolo, sono indifeso. E sapete cosa vi dico? Che più cresciamo spiritualmente e più le difese umane diventano inefficienti, più deboli siamo. Qualcuno dice: come più deboli siamo? Allora io non voglio crescere. Siamo più deboli perché tutti i sistemi umani che usiamo per difenderci spesso ci illudono, ci fanno vedere quello che vogliamo vedere e ci fanno non vedere quello che non vogliamo vedere. Questi sono i meccanismi di difesa umani che ciascuno di noi usa per bleffare, per non accorgersi. Ma ci sono momenti in cui questi meccanismi crollano e quindi se ti senti solo, veramente, è dura. E questa voce grida nella tua solitudine, nel momento in cui stai un attimo da solo e vorrebbe farti credere che Dio ti ha abbandonato. Ma qui viene il bello. L'Apostolo Paolo ha questa fiducia e questa sera la vuole trasmettere anche a te e a me. Sono stato liberato dalle fauci del leone. La fede di Paolo lo liberò dal potere suggestivo del maligno. Guardate ancora il verso 18, dice: il Signore mi libererà da ogni azione malvagia. Quali azioni malvagie?
Vi faccio un'altra domanda questa sera. Il Signore ti libererà dalle azioni malvagie degli altri? Il Signore ti libererà dalla persecuzione sicuramente? Il Signore ti libererà facendo diventare buoni tutti quelli che ti vogliono male? Sono queste delle azioni malvagie da cui Paolo viene liberato? Domanda. No, non sono queste. Fratelli, abbiamo avuto un grande fraintendimento del messaggio cristiano. E abbiamo pensato quasi che Dio dovesse distruggere i nostri nemici. Ma Dio vuole distruggere le opere malvagie che nascono dentro di noi. Questa è la fede di Paolo. Questa sera è la fede che lo Spirito Santo vuole trasmettere a te. La fede di Paolo, dicevo, lo liberò dal potere suggestivo del maligno e da ogni azione malvagia. Esterna? No. Perché credo che conoscete tutti la fine di Paolo. La conoscete la fine di Paolo? Sedette sul trono e tutti lo osannarono ed ebbe una morte serena. No, forse mi ricordo male. Il Signore mi libererà dalle azioni malvagie. Il Signore mi libererà da quelle azioni, da quelle reazioni, potremmo dire meglio, così lo comprendiamo. Da quelle reazioni che mi possono venire nel momento in cui scopro il leone ruggente, nel momento in cui scopro che gli altri mi sono ostili senza ragione, nel momento in cui come un agnello muto vengo portato al macello. Abbiamo bisogno di comprendere da quali azioni malvagi Dio ci libererà. Se no continueremo a pregare, Signore liberami da mia suocera, liberami da mia suocera. Falla fuori. Sembra una battuta, ma i discepoli ragionavano precisamente così. Vi ricordate quando Gesù si trovava e doveva entrare in un luogo e non lo accolsero? E i suoi discepoli, quelli più forti, quelli più intelligenti spiritualmente parlando, quelli doc, erano discepoli doc, Luca 9,54, veduto ciò, cioè veduto come i samaritani avevano trattato male Gesù, cosa gli dissero? Cosa suggerirono? Veduto ciò i suoi discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero, Signore, vuoi che diciamo che un fuoco scenda dal cielo e li consumi? Volevano essere liberati dall'azione malvagia di questi assurdi samaritani che non riuscivano a capire come Gesù veramente era il Signore e non si prestavano ad accoglierlo. Signore, li fulminiamo nel tuo nome? Non ridiamo, ma è quello che spesso facciamo. Perché consideriamo il potere spirituale come un potere umano, secondo noi che ci dà capacità di dominare e di schiacciare gli altri, ma non è questo. Sapete come Gesù rispose? Ma egli si voltò verso di loro e li sgridò e disse, voi non sapete da quale spirito siete animati. Che significa? Voi non sapete da quale spirito siete animati. Nei momenti di difficoltà, nei momenti di attacco esterno, nei momenti in cui realmente qualcosa ti viene incontro, nei momenti di solitudine, c'è la possibilità in cui possiamo realmente reagire, possiamo risvegliare la natura di bruti dentro di noi. Ci sono tanti credenti che fino a che nessuno gli dice niente di particolare, tutti li carezzano, li coccolano. Se poi qualcuno gli dice qualcosa un poco più forte, ah, tu questo a me, ma qui, ma lì, ma sopra, ma sotto,
fanno scendere il fuoco dal cielo se possibile per consumare quel fratello che è stato canale magari, o per consumare quella persona che è stata realmente negativa, però è come se a un certo punto vengono animati da uno spirito diverso, come i discepoli di Gesù. Dicevo, la fede di Paolo lo liberò dalle fauci del leone, da ogni azione malvagia, da ogni reazione che avrebbe potuto fare in quell'esame così difficile in cui, dopo aver lavorato, faticato, essersi impegnato per gli altri, avere fatto di mille cose di più, a un certo punto, quando lui ha bisogno di qualcuno. Non so se vi capita nella vita quotidiana di fare un sacco di cose per gli altri, destra, sinistra, sopra, sotto, e poi nel momento in cui avete voi un bisogno non si presenta nessuno. Non sono cose di altri mondi, sono cose... E in quel momento vi sentite più che mai soli. E in quel momento cominciate a autocommiserarmi, a dire povero me, perché, ma chi me lo fa fare, è destra e sinistra e sopra sotto. In quel senso Dio vi può liberare dalle azioni malvagie che possono nascere in circostanze del genere. E Paolo fu liberato. Dio lo protesse nel regno celeste, prima dentro di lui e poi nei nuovi cieli e nella nuova terra che lui aspettava. E andiamo verso la conclusione questa sera. La protezione di Paolo fu di capire come Gesù ai tempi aveva capito. Ricordate quando qualcuno gli aveva detto ancora una volta: vuoi essere re? E lui disse: il regno mio non è di questo mondo. Abbiamo bisogno di capire le leggi del regno. Paolo le capì nei momenti di solitudine, nei momenti di abbandono, nei momenti in cui ti troverai da solo, da sola, nei momenti in cui nessuno apparentemente ti difenderà. Sono quelli i momenti di maggiore vittoria. Sono quelli i momenti in cui hai bisogno di fidarti in una maniera profonda di Dio. Sono quelli i momenti in cui hai bisogno di scoprire che chi ha il figliolo ha la vita. Non chi ha i soldi ha la vita. Non chi ha gli amici, anche se un amico è un tesoro, dice la Scrittura. Chi ha il figliolo ha la vita. Potresti avere qualunque cosa, ma non avere il figliolo, cioè non poter beneficiare della presenza di Gesù, e non hai niente. Potresti essere carente di qualunque cosa, solo, ma avere il figliolo, e quindi hai la vita. Ultimo verso. Ci alziamo in piedi. È per questo che insieme all'Apostolo Paolo, che in quel momento di solitudine e di abbandono fu liberato, possiamo ora leggere insieme ed esclamare con lui questo verso. Ma ti voglio ricordare una cosa questa sera, a conclusione. Uno, quell'angoscia profonda di separazione con Dio. Quella è una menzogna! Se sei un figlio di Dio non c'è più separazione, forse non te ne accorgi, forse la tua mente è presa da chissà quali cose, ma non esiste, c'è un contatto meraviglioso, eterno tra il tuo spirito e Dio. Sono abbracciati fortemente, ogni tanto non te ne accorgi perché siamo presi dalle nostre menti, dalle nostre anime tempestose e non ci accorgiamo di questo. C'è un contatto meraviglioso che è costato la morte di Gesù.
che ti tiene ancorato spiritualmente a Cristo. Anche se la tua mente si disperde, anche se le tue emozioni fuggono chissà dove, sei stato unito a Cristo. E questa è una bellezza, questa è una certezza, fratelli, non è frutto di quello che noi abbiamo fatto. Se fosse frutto dei nostri sforzi, sarebbe sempre da mettere in discussione. Se fosse frutto dei nostri meriti, sarebbe sempre da dubitare se siamo in grado o meno. Ma questo è frutto dell'opera di Dio che ci ha messo in Cristo. È un miracolo che sei stato collegato a Dio attraverso l'opera di Cristo, che sei stato legato, liberato dall'angoscia di separazione eterna, che è la morte seconda. Ma pur se hai vissuto questo, se sei un credente e c'hai questa libertà, ci saranno dei momenti nella tua vita, soprattutto se cominci a camminare, a crescere, soprattutto se Dio ti sta volendo portare a un livello più grande, soprattutto se vuoi andare alle scuole superiori in senso spirituale, comincerai a sperimentare momenti di solitudine profonda. Comincerai ad avere la sensazione che nessuno ti sostiene. Comincerai a pensare che gli altri non sono in grado di capirti. Ma questo perché? Forse veramente ci sono persone insensibili intorno a te, ma al di là di questo c'è una lezione che Dio ti vuole insegnare, ed è la lezione di imparare ad ascoltare da Lui, perché quella è la vera forza, perché come diceva Gesù, senza di me non potete fare nulla. E se io guardo la mia vita nel passato, io senza di Dio facevo un sacco di cose, mi sembrava di strafare, di fare chissà che cosa, ma mano a mano che, dopo che ho conosciuto Gesù, ho cominciato a scoprire che senza di Lui veramente non so fare niente di buono. È chiaro, posso fare un sacco di cose, ma senza il Suo amore, senza la Sua presenza, senza la Sua pace, se Dio non mi dà le coordinate, mi sento più handicappato di prima, ho più paura di prima se non ho la rassicurazione di Gesù nel cuore. Sappi quindi che se hai cominciato a provare queste difficoltà, se hai cominciato ad avere la sensazione che gli altri non ti difendono, che gli altri non sono con te, che gli altri non ti comprendono, c'è un esame che Dio si aspetta che tu superi. E l'esame è quello di avere fede per essere liberato dalle fauci del maligno, dalla voce che urla dentro di te e ti dice: nessuno ti ama, nessuno si prende cura di te, e soprattutto che ti dice: Dio si è dimenticato di te. Guarda, guarda la tua famiglia, guarda le tue difficoltà. Paolo alzò gli occhi al cielo e confessò questa liberazione. Questa sera tu puoi essere liberato dalle fauci del leone ruggente che cerca di divorarti, cerca di trasmetterti incredulità, dubbi, paure, e puoi essere liberato dalle azioni malvagie che queste sensazioni di solitudine creano in te, e puoi essere salvato, protetto nel regno di cieli. Dio ha la capacità di salvaguardare il deposito che ha messo in te. Leggiamo assieme questo verso e concludiamo. Romani 8:35, così esclama Paolo per lo Spirito Santo: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione? L'angoscia? La persecuzione? La fame? La nudità? Il pericolo? La spada? Come scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati.
Infatti, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Fratello, sorella, chi ti potrà separare? Le fauci del leone cercano di evocare in te le azioni malvagie. Le fauci del leone cercano di darti una spiritualità cristiana che ha a che fare con spiriti strani che vorrebbero schiacciare gli altri, dominarli, vendicarsi, come i discepoli erano presi da quegli spiriti strani quando chiesero di scendere il fuoco dal cielo. Il diavolo non ti tenterà semplicemente con la depressione, con lo scoraggiamento, ma ti tenterà facendoti sviluppare delle azioni malvagie, pseudo spirituali, in cui ti sembrerà che sei spirituale, ma stai giudicando, stai criticando, stai monopolizzando, manipolando gli altri. Ma lo Spirito Santo ti dirà: chi ti può separare, figlia mia, dal mio amore? Se tu te ne accorgi che il mio amore è più grande di ogni cosa. E vogliamo pregare alla fine di questo culto perché possiamo accorgerci di questo amore, e per accorgerci di questo amore abbiamo bisogno di accorgerci della presenza di Cristo, perché è Lui la sorgente. Abbiamo bisogno di uscire da un ambito religioso esterno, abbiamo bisogno di ascoltare l'amore di Dio nel nostro cuore. Preghiamo insieme. Signore, ti ringraziamo perché, anche se qualche volta vogliamo temporeggiare, nel momento in cui abbiamo detto sì e ci siamo iscritti all'università dell'amore, tu permetti che ci siano esami inaspettati, esami tremendi, esami che non avremmo mai voluto passare, sofferenze, sensazione di abbandono, ma grazie perché questa sera ancora possiamo sapere che tu fai cooperare questo a un bene profondo, come hai fatto per la vita di Paolo. Grazie Padre, perché nella profonda solitudine scopriamo ancora di più il tuo amore, il tuo sostegno. Grazie perché nel deserto scopriamo il desiderio dell'acqua, e quest'acqua, ti confessiamo questa sera, sei tu, Signore. Non c'è un'altra acqua che ci può dissetare. E io ti prego, Signore, che nel deserto di solitudine di ogni mio fratello o mia sorella, la tua sorgente di acqua possa dare un nuovo senso e possa fare rialzare quei capi che si sono abbassati, quelli che si sono curvati, e possa farci riprendere tutti insieme un cammino di lode, di esultanza dinanzi a te. Contristati eppure sempre allegri, trabocchiamo di allegrezza in tutte le nostre afflizioni, perché tu sei la fonte della nostra vita e la tua bontà vale più della vita, Signore. Ti ringraziamo, ti lodiamo, ti benediciamo nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica.